Le richieste e le polemiche viaggiano su gomme non solo. La CGIL all'attacco della regione Abruzzo dopo la delibera di giunta del luglio scorso che ha visto aumentare le tariffe a tratte del trasporto pubblico locale del 20% fino a sfiorare il 40%. E non basta, poiché dicono i rappresentanti del sindacato, a partire dal 2025 ci sarà un incremento anche per quanto riguarda le tariffe di Trenitalia. La CGIL chiede di usare la cosiddetta legge Mancia che ha fatto tanto discutere per finanziare il trasporto pubblico locale e annullare il pesante aumento delle tariffe di biglietti e abbonamenti che andranno a colpire in particolare pendolari e studenti. Oltre al danno, inoltre la beffa anche per quei comuni che non rientrano nelle agevolazioni del biglietto unico. Carmine Ranieri, segretario generale CGIL Abruzzo e Molise. Un aumento insopportabile, soprattutto se pensiamo che con la legge Omnibus sono stati destinati ben 18 milioni di euro ad associazioni varie, tra l'altro senza alcun bando pubblico, quella che noi chiamiamo legge mancia, cioè una mancia elettorale, come dire, agli amici di qualcuno. E questo ci sembra una cosa insopportabile. Da un lato, con le nostre tasse vengono pagate, diciamo, delle prebende, dall'altro lato invece c'è il servizio pubblico del trasporto che vede aumentare il costo dei biglietti dell'autobus. Un'ingiustizia enorme, quindi noi chiediamo l'abolizione della legge Mancia e destinare una parte di quei soldi al trasporto pubblico locale per un annullamento dell'aumento dei costi dei biglietti e per un miglioramento del servizio. Altro che adeguamento per l'inflazione, come ha detto l'assessore regionale D'Annunzio, dicono dal sindacato, invece di incalzare Meloni e Marsiglio si aumentano le tariffe. Mancano all'appello 7 milioni rispetto al fabbisogno. Ascoltiamo Aurelio Diogenio, segretario generale FILT CGIL Abruzzo e Molise. Chi prende l'autobus sono coloro che non si possono permettere un'auto privata, sono pendolari, sono studenti, sono pensionati, sono coloro che stanno pagando l'inflazione, sono coloro che pagheranno gli aumenti del trasporto pubblico locale. Questa cosa è ingiusta. Noi chiediamo l'azzeramento di queste tariffe, perché non può essere che un lavoratore paghi il 38% in più per andare al lavoro, uno studente per recarsi a scuola. È ingiusto. La CGIL e la FILT avanzano quattro proposte alla vigilia del Consiglio regionale che all'ordine del giorno dovrebbe prevedere l'assestamento del bilancio di previsione 2024-2026, ma c'è molto malcontento. La Regione Abruzzo, invece di far leva nei confronti del governo centrale per chiedere che il Fondo Nazionale del Trasporto venga aumentato, ha fatto leva sull'aumento. Tra l'altro, questo aumento non basterà, perché nel previsionale che la Giunta regionale, il Consiglio regionale sta per approvare per il triennio 2024-2026 c'è un taglio importante di 7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale nella nostra regione. E noi prevediamo che le aziende effettuino dei tagli dei servizi, quindi oltre al danno la beffa.